Lo scorso ottobre ho avuto modo di passare una giornata sul set della Storia, una serie diretta da Francesca Archibugi e fotografata da Luca Bigazzi in uscita quest'anno. Nell'occasione ho fatto la conoscenza di Luca. Abbiamo passato insieme una mezz'ora durante la quale mi ha parlato con grande generosità e passione del proprio lavoro. Al termine di quell'incontro ci siamo dati appuntamento per un'intervista che ho appena pubblicato su DP Track, il link è in descrizione. Ciò che mi ha più colpito nel vedere come Luca lavori e quanto per lui sia importante essere più veloce possibile per lasciare spazio agli attori e alla regia. Quindi, piuttosto che prendersi 10 minuti per montare una bandiera e rifinire un film, lui preferisce lasciare quel tempo al regista affinché possa battere un ciacco in più. Perché mentre un film un po' più chiaro, un po' più scuro non farà mai la differenza nell'economia di un film e molto probabilmente potrà essere sistemato in color, quel ciacco in più potrebbe rivelarsi cruciale per ottenere da un attore la giusta interpretazione. E quella sì che è determinante per la riuscita di una scena. In sostanza, la priorità non è assolutamente fare una bella fotografia, ma fare un bel film, il che dovrebbe essere scontato, ma chiunque sia stato su un set sa che molto spesso non è così, a prescindere dai ruoli. Luca mi ha anche parlato di quanto per lui sia molto più importante realizzare un'immagine credibile piuttosto che tecnicamente impeccabile, per esempio dal punto di vista del rumore. Quindi magari sovrailluminare una scena affinché la telecamera possa lavorare agli isobase e quindi al rapporto ottimale segnale-rumore. Ma è molto più interessante leggere tutto questo nelle sue parole, quindi vi rimando all'intervista che è ricchissima di spunti di riflessione, non solo per quanto riguarda il mondo del cinema. Buona lettura.